Eccoci alla terza tappa dei nostri esercizi spirituali. E il cammino è tracciato sulla linea dei discepoli di Emmaus, l'incontro introduttivo, in cui abbiamo visto come il Signore ci cammina vicino e pian piano ci aiuta a riconoscerlo. Poi abbiamo visto nella nostra prima tappa come inizia il nostro rapporto con il Signore, cioè dal fatto che Lui ci riconosce. Noi cominciamo a riconoscerlo perché ci rendiamo conto che Lui ci riconosce. Nella seconda tappa abbiamo contemplato, insomma, alcune difficoltà che non ci permettono di conoscerlo, di scambiarlo per un fantasma, come i discepoli nel Vangelo di Matteo sul lago, affaticati, e come invece lo si può riconoscere in una fede come quella di Pietro che cresce. Adesso, terza tappa del nostro percorso, e ci soffermiamo a contemplare uno dei riconoscimenti più straordinari del Messia che ci siano nei Vangeli, che abbiamo contemplato decine di volte, e di più se contiamo anche il Rosario, è il mistero della Visitazione. Elisabetta riconosce il Messia in Maria. Allora, ecco, sarà un bel viaggio, un bel percorso quello di questa meditazione con queste due donne straordinarie che ci accompagnano e ci mostrano la via quotidiana per riconoscere il Messia. Ecco. Allora, cominciamo leggendo, ascoltando il brano, nel capitolo 1, primo, del Vangelo di Luca, a partire dal versetto 39. Ecco, mi fermerò all'inizio del cantico del Magnificat, che è la risposta di Maria alle parole di Elisabetta. Tenete presente che queste parole di Elisabetta nel mistero della Visitazione costituiscono l'inizio della seconda parte dell'Ave Maria, le pronunciamo continuamente, e a seguito delle prime parole dell'Ave Maria, che sono le parole dell'angelo, che nel Vangelo di Luca precedono immediatamente il brano che noi leggeremo adesso. Cioè quello che vi leggo adesso succede subito dopo che l'angelo si è allontanato dalla casa di Maria, l'angelo Gabriele. Allora, ecco qua. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Ecco, ci fermiamo qui. Questo incontro tra Elisabetta e Maria, tra Giovanni Battista, che è nel grembo di Elisabetta, e Gesù, che è nel grembo di Maria, è un incontro straordinario. Dobbiamo tenere presente perché Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa di Giuda. Perché l'angelo Gabriele appena ha detto a Maria delle cose che lei non ha ben capito, ha cercato di chiedere, ma sono delle frasi che neanche noi capiremo, neanche adesso capiamo. Su di te stenderà la sua potenza, la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Tuo figlio sarà re di Israele nei secoli dei secoli. A Maria, ragazza da sposare, non era una teologa, cioè queste frasi qua non le capiamo neanche noi, figuriamoci lei però aveva davanti l'angelo Gabriele, sapeva chi era e ha detto: si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, siccome Maria delle parole dell'angelo quelle forse non le aveva capite, però aveva capito questo: l'angelo a un certo punto gli aveva detto: guarda Elisabetta, tua parente, che tutti credevano sterile, è incinta al sesto mese. Allora Elisabetta si era tenuta nascosta nella sua gravidanza, anche se era molto felice finalmente, dopo tanto tempo, di aspettare un bambino. Quindi nessuno sapeva. L'angelo dà a Maria questa indicazione, per Maria è una novità, e quindi Maria parte subito, un po' per aiutare Elisabetta, che era anziana,
ma un po' per andare a vedere il segno. Nulla è impossibile a Dio, gli aveva detto l'angelo. Quindi Maria si muove e si mette in strada per questo. E per comprendere la grandezza della bella notizia che Dio nell'angelo gli aveva dato. Si muove in fretta, in fretta. Dove? Dove? Per andare da Elisabetta, sua parente. Certo, non è molto vicino, sono alcuni giorni di viaggio, ma è una parente. Ho confidenza, la conosce. Così facile? Così vicino? I segni della grandezza di Dio sono così semplici? Ma Maria non ha nessun dubbio. Maria parte in fretta, in fretta. Allora noi possiamo domandarci, ma ho fretta io di percorrere le vie del Signore? Ho fretta di andare verso i segni che Lui mi ha indicato? Non solo i miracoli, ma i segni grandi della sua presenza e della potenza del Vangelo. E questo è il primo spunto. Secondo spunto, anche questo molto semplice, è Maria, dal punto di vista di Maria, versetto 40, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta aveva udito il saluto di Maria, il bambino e il sussultò nel grembo, benedetta sei tu fra le donne, eccetera. Cioè, Maria arriva, voi qui veramente dovete immaginarla, e sta ragazza è promessa sposa, si è messa in viaggio, probabilmente con una piccola comitiva, perché una donna così giovane non poteva muoversi da sola. Giuseppe non vivevano ancora insieme, aveva le sue cose da fare, lei vuole andare a trovare questa parente, è tutto comprensibile, è tutto molto semplice. Arriva in un villaggetto che non è una città, non sappiamo, neanche, sicuri che sia Ain Karin, che è la collocazione adesso di questo episodio, adesso attualmente, un piccolo paese a quel tempo, da nulla insomma, ed entra in una casa di due vecchietti, entra e saluta, solo saluta. Cosa può aver detto Maria per salutare? Buongiorno, c'è nessuno? Elisabetta, sei qua? Non si è messa certo a dire, oh Elisabetta che bello, stai aspettando un bambino, eh? Partire in quarta così? Ha solo salutato, e difatti Luca dice, appena Elisabetta ebbe udito il saluto, solo il saluto di Maria. Grandissimo, vi rendete conto che Maria ha salutato Elisabetta e Elisabetta gli è venuta fuori con tutta sta storia? Vi rendete conto che Maria ha solo salutato e Elisabetta è esplosa di gioia col bambino suo, col Spirito Santo e tutto quanto? Non era un angelo, Non era l'angelo Gabriele, era Maria, sua nipote, la giovane nipote, non ancora sposata, no? E l'importanza di un semplice saluto. Chi porta il Signore, chi ha il Signore con sé, come Maria, basta un saluto incoraggiante. Io mi domando, no, come saluto le persone? Come le saluto? Come mi avvicino a quelli che sono lontani dalla fede o non ce l'hanno? Il saluto di Maria ha fatto scattare Elisabetta, ha fatto muovere lo Spirito Santo e Elisabetta l'ha ascoltato. Un semplice saluto. Terzo spunto, Elisabetta. Adesso guardiamo questo saluto dal punto di vista di Elisabetta e qui la cosa si fa appassionante perché Elisabetta percepisce due segni e si apre allo Spirito Santo. Il primo segno è il saluto di Maria. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Cioè, Elisabetta riceve due segni, il saluto di una ragazzina perché non era ancora sposata, solo promessa sposa, il saluto di una ragazzina e il muoversi del suo bambino di 6 mesi nel grembo. Una donna non ancora sposata, quindi non valeva molto per la società, e uno che doveva ancora nascere, che valeva ancora meno per la società. Ed Elisabetta da questi due segni raccoglie l'occasione di aprire le porte allo Spirito Santo e lo Spirito Santo la invade. Sono due segni di una semplicità straordinaria, ma di cui, mettendosi nei panni di Elisabetta, si percepisce la forza. Elisabetta è felicissima di sentire la voce di sua nipote,
felicissima che lei sia arrivata così giovane per poterle dare anche la buona notizia, e sente che il suo bambino si è mosso nel suo grembo per la gioia di un bambino. A te la gioia di un bambino ti convince dell'esistenza di Dio? La gioia di un bambino ti rasserena, sì, ti fa sentire un po' di tenerezza, ma l'esistenza di Dio. E invece questi due piccoli segni muovono Elisabetta. Sono due segni che si possono spiegare in mille altri modi, non è necessario. Ah, Maria mi ha salutato, allora c'è lo Spirito Santo. Ah, mi ha salutato perché è arrivato. Perché è arrivato? Ma chi lo sa, forse ha sentito. Ma si potevano spiegare in mille modi. Il bambino si è mosso, come si muovono mille volte i bambini nel grembo delle loro madri, no? E in quel bel dialogo che c'è tra la madre e il bambino che c'è nel suo grembo, per cui in qualche modo qualcosa anche si capiscono. Questi segni aprono il cuore di Elisabetta allo Spirito Santo. E noi allora ci chiediamo, che cosa apre il mio cuore allo Spirito Santo? Che cosa mi rende fiducioso nel rivolgermi al Signore? Che cosa può far scaturire in me un canto entusiasta e grandioso come quello di Elisabetta? Che cosa? Quali segni? Quali segni? E non ditemi miracoli, perché voi non li avete ricevuti, i miracoli, quelli prodigiosi, così di guarigioni prodigiose. Ne avete sentito parlare e non vi hanno aperto la porta allo Spirito Santo. Vi hanno un pochino convinto, hanno un pochino vinto la vostra ragione, ma quando vi siete accorti di aver aperto le porte allo Spirito Santo, quali erano i segni? Quali erano? Guardate bene. E chiediamo a Elisabetta l'intercessione, che ci aiuti adesso cogliere la grandezza dei piccolissimi segni che il Signore semina nella nostra vita. Terzo, quarto spunto, Elisabetta riconosce, succede, insomma, la voce vede i segni, piena di Spirito Santo parla, e che cosa dice, che cosa fa in queste sue parole? Prima di tutto Elisabetta benedice. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. La prima cosa che fa una persona quando riesce ad aprire il cuore allo Spirito Santo è benedire. Non predire il futuro, non trovare risposte per far tacere i nostri avversari, anche quello. La prima cosa è benedizione. Se io riesco ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, il mio cuore si apre alla benedizione. Non rimpianto. Ah, beata te che sei giovane, stai aspettando un bambino, io invece ho dovuto aspettare tutti questi anni. Non lamentarsi. Oh, bene che sei venuto, così mi aiuti, che... Benedizione. Beata tu, benedetta, benedetta, sei benedetta. Dio fa grandi cose. Dio ti riempie di benedizione. Questa è la prima luce che accende in noi lo Spirito Santo. Se mi accorgo che sto benedicendo, anche se non apertamente, così dicendo, guarda che persona incredibile, guarda che bello, guarda. Può esserci lo Spirito Santo. Benedizione. Secondo, dopo questa benedizione, al versetto 43, pur con una frase un po' così, no? Elisabetta professa la sua fede. Cioè dice, a che devo? Frase un po' così, no? A che cosa devo? Che bello, no? Entusiastica, una domanda retorica, no? A cui la risposta non serve rispondere. Ma a che cosa devo? Che la madre del mio Signore venga. Professione di fede forte, la madre, fede in Maria, del mio Signore. C'è il mio Signore lì. Il mio Signore, Dio, si è incarnato, è lì, è nel tuo grembo. Quindi Elisabetta, ripiena di Spirito Santo, è capace di benedire, è capace di professare la propria fede, di dire la sua fede, di accorgersi in chi e in che cosa crede. Terzo, Elisabetta interpreta i segni e li interpreta nel senso della gioia. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio regno. Se noi sappiamo che Giovanni ha sussultato di gioia, è perché lo dice Elisabetta, eh? Neanche Luca l'aveva detto prima, ha detto il bambino sussultò nel suo regno. Lei riesce a interpretare i segni nella gioia. Lo Spirito Santo aiuta a interpretare la gioia, a cercarla, a trovarla, a vedere dov'è, ad accorgersene, a dirla,
dirla la gioia. E poi predice gioia. Beata, beata vuol dire felice, no? Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Elisabetta, piena di Spirito Santo, annuncia la gioia di Maria per la sua fede. Piena di Spirito Santo, riconosce la fede di Maria, che ha dato ascolto e dà credito alla parola di Dio. Più di me. E la annuncio con grande gioia. La gioia grande di chi crede nella parola di Dio, di chi ha dato, di chi riconosce. Elisabetta dice che Maria sarà beata, gioiosa, perché ha dato spazio perché Dio facesse la sua salvezza. Ecco, le parole di Elisabetta piena di Spirito Santo possono corrispondere alle nostre parole. Quando lo Spirito Santo viene anche a me, quando lo Spirito Santo viene in me, mi rende capace di benedire, capace di professare la mia fede, capace di riconoscere la gioia negli altri e di annunciarla. Queste sono le prime cose che fa lo Spirito Santo. Allora proviamo a non cercarne altre. Proviamo a cercare nel mio percorso, nella mia spiritualità, nella mia fede, nei miei momenti di vita, quando anch'io ho benedetto, quando ho professato la mia fede. No, io vado a messa, io adesso preghiamo perché così il Signore ci aiuterà. Professo la mia fede, dico che ci credo. Quando interpreto la gioia, so riconoscere dove sta un frammento di gioia anche nelle persone più tristi che mi stanno vicino e posso annunciarlo, ampliarlo. La bella notizia che noi abbiamo da dare è una gioia per tutti. Allora proviamo a cercare l'opera dello Spirito Santo così nella nostra vita, questa opera dello Spirito Santo. Ultimo spunto, Maria comincia il suo canto di lode. Ecco, la cosa interessantissima è questa. Questo canto di lode di Maria è il canto di lode più famoso che c'è sulla faccia della terra, no? Il Magnificat. I cristiani sono invitati a pregarlo tutte le sere, sempre il Magnificat. E quando Maria canta il suo Magnificat, quando Maria dice l'anima mia magnifica il Signore, ah, sono piena di gioia, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quando? Dopo che l'angelo le ha annunciato la nascita del Messia? No. Dopo che l'angelo le ha annunciato la nascita del Messia, Maria dice, fiat mi, si faccia di me secondo la tua parola, e poi va a trovare Elisabetta. Quando Maria canta il Magnificat? Quando nasce Gesù? No. Maria canta il Magnificat dopo che Elisabetta le ha confermato che lei è la madre del Signore. Cioè per Maria il segno che le parole dell'angelo Gabriele sono gran parole, il segno definitivo che le permette di aprire il cuore alla gioia, sono le parole di Elisabetta, un'anziana donna in difficoltà che lei è andata ad aiutare. Quelle parole lì. E pensate che Maria entra in casa, saluta, entra in casa, e questa le viene fuori quasi matta, dice benedetta tu fra le donne, beata, eccetera. Maria ha solo detto buongiorno, no? E arriva questa signora, anziana, un po' in scompenso ormonale per via della gravidanza. A te cosa viene da dire? A me cosa viene da dire quando viene una signora, a me che sono prete, mi dice, ah, benoncle, vignu, luke, beh. Cosa mi viene da dire? Mi viene da dire, sì, va bene, signora, un po' esaltata, no? E Maria poteva dire benissimo, mamma mia, senti questa vecchietta qua, che male che è messa, è tutta super esaltata, chissà cosa ha in mente. E invece Maria le crede. Maria crede all'angelo, ma crede anche a Elisabetta, tanto che il suo l'anima mia magnifica il Signore, e adesso esulto, sembra essere semplicemente la risposta a Elisabetta. Elisabetta ha chiuso dicendo, tu sei beata perché hai creduto, tu Maria sei felice. E Maria praticamente le obbedisce e dice, è vero, sono felice, l'anima mia magnifica il Signore. La grandezza di Maria che fa partire la preghiera più grata di tutta la sua vita dalla testimonianza di fede di una vecchietta. La grandezza di riconoscere il mistero della vocazione a cui è chiamata perché gliel'ha detto una povera, semplice donna a cui pochi altri davano credito. E questa è la grandezza di Maria. E quando Maria esprime la sua gioia,
dice: sono molto contenta, l'anima mia esulta in Dio mio Salvatore, versetto 48, perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Maria parla di sé, la donna più umile dell'universo, non sapeva neanche cos'era un principe, un re, neanche mai stata a Gerusalemme. La donna parla anche di Elisabetta, ha guardato l'umiltà della sua serva. L'umiltà, la gioia di Maria nasce dall'accorgersi che il Signore si fa vicino ai più umili. E questa umiltà, questa vicinanza del Signore agli umili, apre una lode che dura di generazione in generazione. Allora soffermiamoci a contemplare questo brano, gli diamo lo spazio del silenzio e della meditazione e chiediamo al Signore di poter riconoscere anche noi i segni, di riconoscerlo nei segni che talvolta ci sembrano troppo piccoli, troppo umili, troppo presto per fidarsi, meglio aspettare ancora, meglio aspettare qualche segnale più grande. A Maria e a Elisabetta è aspettato molto poco. Chiediamo il dono dello Spirito Santo, è bastato. Chiediamo il dono dello Spirito Santo perché anche a noi bastino i segni piccoli che il Signore ci dà per poterlo riconoscere e per camminare con Lui nella nostra vita.